Nella MX2, dopo i problemi per una caduta, Charlier, il pilota francese, riprende a volare e recupera fino alla quarta posizione, proprio dietro al suo diretto concorrente per il titolo, Schiffer. In gara 2 invece non ce n'è per nessuno. Il pilota francese parte e conclude al primo posto, seminando gli avversari e conquistando così il titolo di campione 2010. Vince la gara il compagno di team, finlandese Kullas, il quale dopo aver vinto gara 1 in modo magistrale conserva il secondo posto dagli attacchi di Schiffer in gara 2. Il pilota tedesco si aggiudica un altro podio agli internazionali 2010, chiudendo secondo in classifica generale. Sfortunatissimo Chiodi, già influenzato nella seconda manche, si deve ritirare per un dito rotto, perdendo di fatto il terzo posto in campionato. Prova in chiaroscuro per Lupino, che non molla mai ma si trova in entrambi le finali a dover recuperare dalle ultime posizioni. Nella prima rimonta fino alla seconda posizione, nella seconda e ottava al traguardo. Voce, sono sfinito, ho fatto una partenza molto, molto sbagliata, ero intorno alla trentesima, ho provato a spingere ma anche sorpassare così con il terreno così è difficile. Non so sinceramente neanche quanto ho finito, però sono contento. Sì, ho visto che ero più veloce di loro e allora volevo spingere. E ci ho creduto, però sono contento, ma ancora devo lavorare sulle partenze. Molto bello, molto impegnativo e tante buche, però mi sono divertito. Ho avuto problemi in gara 1, ma in gara 2 mi sono rifatto e sono molto contento per aver vinto gli internazionali d'Italia. Ho avuto problemi in prima manche, poi mi sono rifatto, ho conquistato la terza posizione come nella seconda manche e il campionato è stato molto avvincente, ho conquistato la seconda posizione, per questo sono molto molto contento. Championship, so I'm really happy.